Ciao a tutti ragazzi, io sono Roby e bentornati sul mio canale ed ebbene sì, come avrete capito, questo è il video dedicato alla mia epica collezione di slime. Quindi, dato che come avete capito ce ne saranno un bel po', diamo subito il via a vedere i nostri slime. Voglio iniziare con le paste magiche, che sono un prodotto abbastanza recente e penso che queste si siano mantenute abbastanza bene. Guardate sempre l'effetto olografico che è meraviglioso. E come potete vedere, le paste magiche non ci deludono mai. La pasta magica bagliore astrale, che è quella Glow in the Dark. Questa è la più morbida di tutte, ragazzi. E guardate, allora, quindi le paste magiche si sono mantenute perfettamente. Passiamo ad un prodotto sempre della Squishy che avete amato tantissimo, ragazzi. I Super Fluffy Cambia Colore. Allora, avevano questi barattoli enormi. È un pochino appiccicoso, ma mi ricordo che anche quando li avevo comprati erano leggermente appiccicosi, ma niente che un pochino di acido borico non possa risolvere. Quindi anche questo prodotto si è mantenuto bene. Vediamo anche questo per curiosità. Sì, direi che si sono mantenuti benissimo e fra l'altro i profumi sono buonissimi, neanche l'odore, il profumo è stato alterato con il tempo. Cambiamo di nuovo. Ho qui, ragazzi, questi tre slime che sono gli unici che mi sono rimasti della serie Food Slime, forse perché avevano le confezioni migliori, non so che dirvi, ma questo doveva essere un clear ed è durissimo e la stessa cosa vale per questo rosso. Questo invece che cos'è? Un jelly, vediamo un pochino, proviamo ad aprirlo, ma lo vedo vabbè, non indaghiamo, lo vedo tanto liquido e non sto ad aprirlo ulteriormente, quindi direi che questi non si sono mantenuti proprio benissimo. Cambio! Ed ecco qui degli slime che ho amato tantissimo. Gli sono i Skiffydoll Fluffy Cup e si presentavano così, ma ho inserito anche questo che è sempre uno slime food, ma in pratica, ragazzi, ha la stessa identica confezione dei Fluffy Cup. Quando li ho recensiti, vi ho detto: mi raccomando, ragazzi, non li lasciate nelle confezioni di cartone perché sennò poi vi si seccano, prendono l'umidità, bla bla bla, eccetera eccetera, e io non li ho però spostati. E però guardate come si sono mantenuti. Certo, c'è questa parte superiore un pochino più dura, ma guardate, si è mantenuto davvero benissimo, ma proprio bene bene bene. Voglio vederne un altro per curiosità. Prendiamo il verde. Wow. Allora, ed è come l'altro, vedete? Ha questo aspetto un pochino spugnoso, ma in realtà è super elastico. Wow, si sono mantenuti bene nonostante il barattolino di cartone, quindi questi sono super promossi alla grande. E di nuovo cambio. Skiffydoll Magic Butter Slime. Anzi, due slime in uno. Questi erano quelli con la confezione divisa a metà e quindi trovavate due colori. E allora, guardate, il sotto si è mantenuto molto bene, molto morbido, ma il sopra, devo dirvi la verità, è diventato un pochino spugnoso, però questo purtroppo con i butter ci sta, perché essendoci comunque una componente di clay, vedete anche qui il sotto è rimasto buono, il sopra è spugnoso.
La componente di clay purtroppo fa sì che con il tempo questi prodotti si secchino. Vediamone un altro per curiosità. Oh. Tiriamo fuori la parte bianca. Sì, è sempre la stessa cosa. Sotto è rimasto elastico e sopra invece si è un pochino indurito. Ma questi volendo, ragazzi, se li avete e li volete aggiustare, vi basterà aggiungere un pochino di crema per il corpo e questi ritornano top. Perché comunque vedete che già lavorandoli con le mani, già ritornano ad essere un pochino più morbidi e un pochino più elastici, quindi un pochino di crema e abbiamo aggiustato gli slime. Quindi anche questi slime butter della Skipidol sono promossi. Cambio! Ragazzi, tuffo nel passato, questi slime sono davvero stra vecchi. E ve li ho messi insieme nonostante due siano a tema LOL Surprise e due invece siano a tema me contro te, perché hanno la stessa identica confezione, la stessa identica consistenza cotton candy. Ora ve ne tiro fuori uno e vi farò vedere che, ecco, si sono mantenuti esattamente come quando li ho comprati. Io penso che questi siano gli slime che ho amato di più. Veramente è il prodotto a livello di slime da edicola che ho apprezzato di più perché sono perfetti ragazzi e non si seccano mai, è incredibile. E poi voi li rimettete a posto e li aprite fra un anno e sono di nuovo così. Quindi non c'è bisogno che vi faccio vedere anche gli altri. E vi ricordo che insieme a queste confezioni vi davano in omaggio un braccialetto in silicone che era posizionato qui a fare da cornicetta alla scatolina. Quindi questo è il prodotto approvato all'infinito. Fatemi sapere se anche voi li avevate comprati questi. Bene ragazzi, cambio! Allora, ebbene sì, anche lei fa parte della mia collezione. Via. E spendiamo 10 secondi per questo. Lo slime vivo della Skifidol. Ok, rotola via. Cambio. Ed ancora me contro te versus il signor S. Serie 1 e serie 2. Le confezioni si presentano pressoché identiche. Non hanno avuto una grande fantasia, c'è stato poco sbattimento, insomma. E sono in entrambe le versioni costituite da uno slime gummy e uno slime super liquido ormai, che è in tutti i casi viola e che rappresenta la parte del signor S. Quella dei me contro te. Wow, ragazzi, ma è morbidissimo! Cioè, è più morbido adesso di quando l'ho comprato. C'è questa parte di slime gummy glitterato che è la parte buona dello slime, diciamo, quindi la parte dei me contro te di lui e Sophie. Questo era della serie 1, vediamone uno della serie 2, questo al lampone. La serie 2 in più aveva che all'interno dello slime c'erano anche dei charm. Esci da questa scatola. Ma ragazzi, sarà il caldo, l'inferno che alberga a casa mia, ma questi slime col tempo sono migliorati e sono davvero molto più morbidi ed elastici. Bene, si sono mantenuti molto bene, anzi, il caldo gli ha fatto bene, li ha resi un pochino più elastici. Ok, e di nuovo cambio. Restiamo sempre sulla Skifidol e arriviamo ai Jelly Slime. Anche questi slime li avete amati tantissimo, nonostante non siano troppo elastici. Abbiamo anche provato in un video a modificarli e a renderli un po' meglio. Sono molto curiosa. Tiriamone fuori uno e vediamo se il caldo afoso di questi giorni lo ha reso uno slime migliore.
Wow. Ma sei davvero molto bello, ragazzo. Bello, ragazzi. Oh, ma vi devo dire la verità? È davvero migliorato. La consistenza rimane sempre un pochino quella gommosa, però io vedo del potenziale adesso. Sono davvero più elastico. Allora, voglio vedere per curiosità anche questo verde. Questo verde è davvero poco, eh. Non so se ci avevo fatto un esperimento, forse, ma non mi pare con questo verde. Lo avevo fatto sicuramente con quello tutto trasparente e con quello arancione. Ragazzi, ebbene sì, il caldo di casa mia serve a modificare gli slime. Quindi, se avete bisogno di ammorbidire degli slime, potete lasciarli a casa mia per una settimana adesso, in agosto, e ve li restituirò come nuovi. Anzi, meglio dei nuovi. Molto bene. Questo è molto più educato rispetto al lampone, non ha fatto nessuna puzzetta rientrando a casa. Bene, cambio. Oh, ragazzi, comincio ad essere un pochino stanca con tutti questi cambio di qua, cambio di là, ma ci siamo, eh? Sto andando veloce per non far durare 16 anni questo video, però ce la stiamo facendo. Ora procediamo con gli Orbix Puffy Slime. Questi slime erano davvero belli, con questa confezione suddivisa in quattro settori, ognuno di un colore diverso. Erano super super profumati e anche molto elastici e direi che hanno mantenuto la loro consistenza e anche il loro profumo. Mamma mia, hanno un profumo buonissimo, non mi ricordavo questa cosa. Bene, questo era quello con i colori agrumati, molto sunset, molto tramonto che non avevo voluto mescolare. Invece questi erano, c'era il rosa, il viola e bla 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 e li avevo mescolati tutti insieme e questo mi sembra ancora più morbido, quindi top. Anche questo bello promosso, dai, non ci lamentiamo, è diventato un pochino più durino, ma ancora si può giocare ed è utilizzabile. Bene, ragazzi, cambio. E arriviamo a quelli che hanno la confezione più bella in assoluto. Questi giganti macarons, infatti, sono i Big Macarons Melmito Slime. Wow! Questi sono degli slime butter e sono suddivisi anche loro in due colori, non troppo bene. E vediamo se lo slime si è mantenuto. Ecco, questo appiccicume perché non c'è un separatore nella confezione. E questo, come tutti gli altri butter, in superficie è un po' duretto e sotto invece. Oh, ma guardate quanto è liscio! È morbidissimo! Oddio! Basta, basta. Allora, però anche questo mantiene comunque un buonissimo profumo e basterà aggiungere un pochino di crema per ottenere di nuovo dei butter slime veramente bellissimi come quando li avete comprati. E poi comunque c'è sempre il macaron gigante, ma di che stiamo a parlare, ragazzi? Cambio. E siamo arrivati alla fine, lo so ragazzi, lo so, ma anche le cose più belle hanno sempre una fine e questi sono gli ultimi slime che vi faccio vedere e che appartengono alla mia collezione. Anche questi vi sono piaciuti da impazzire e andiamo a controllare se si sono mantenuti bene. Sono gli Skiffydoll Gummy Slime Surprise, questo è Doc Fimo. Oh, ciao papere. Oh, ragazzi, ma anche questo si è ammorbidito tanto. Oh, wow, no, non ti rompere. Cioè, è morbidissimo.
Cioè, il fatto che questi si sciolgano un po' con il caldo a casa mia non è altro che una cosa positiva, ragazzi. Allora, vi lascio qui una card di come erano questi slime, ve la lascio qui. E non erano così morbidi. Cioè, bellissimo. Allora, apriamone un altro per verificare che non sia solo un caso, ma che anche gli altri abbiano fatto questa fine. Questo era quello con i pompon. Scusate, tolgo questo eccesso. E sì, ragazzi, sono tutti così. Che meraviglia! Cioè, guardate questo clear con i pompon, che bello che è. Bellissimo, bellissimo, ragazzi, davvero. Bene, ragazzi, e con questa ultima carrellata direi che abbiamo davvero finito. Bene ragazzi, questi erano tutti gli slime che fanno parte della mia collezione degli slime dell'edicola che ho collezionato nel corso di questi ultimi tempi. Che dire, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete giù un bel like e scrivetemi anche qual è stata la vostra serie preferita di slime da edicola. Mi raccomando, ragazzi, lo sapete, curiosa come una scimmia e vi rispondo sempre molto volentieri. Per adesso il mio video termina qui e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!